Alessio Anzuini, candidato con l'MPA a sostegno di Giorgio De Matteis al primo turno. Innanzitutto cominciamo con il dire come è andata questa avventura elettorale. Beh, sostanzialmente molto bene. Per quello che mi aspettavo, mi hanno dato molta fiducia. Ho totalizzato un punteggio quasi ha sfiorato i 100 voti, che per essere la prima volta che venivo candidato, penso che sia abbastanza importante come risultato. Ma soprattutto voglio ringraziare tutti gli elettori, perché questo è un momento difficile per la politica, ma a mio avviso bisogna riuscire a creare una squadra che lavori in questi anni proprio per cercare di essere più forti in futuro. Di squadre, di apparentamenti, di alleanze si sta parlando perché tra poco più di una settimana, insomma, si andrà al ballottaggio. Come vedete voi dell'MPA? Che sensazioni avete e come andrà a finire alla fine? Beh, il risultato che ha ottenuto Giorgio De Matteis è un risultato sicuramente importante perché era quello che ci aspettavamo del resto. Come del resto ci aspettavamo che il sindaco uscente stesse intorno al 39-40%, come poi è avvenuto. Il ballottaggio di solito è una partenza nuova, è un secondo tempo delle elezioni e quasi quasi la partita al primo tempo è finita 1-0, diciamo per Cialente. È possibile però ribaltarla. E soprattutto pensiamo che le persone moderate della città dell'Aquila, che a mio avviso sono la prevalenza, vorranno far ripartire la città, perché il nostro scopo nel candidarci, di metterci la faccia, come qualche altro candidato ha messo nel suo slogan, era proprio quello di far ripartire la città, proprio perché pensiamo che questa città è ingessata da 3 anni e non bisogna più, a mio avviso, riuscire a criticare altri. E che le colpe sono altrove, le colpe sono sempre di fatto al 50% e forse era meglio riuscire, anziché criticare, riuscire a fare un esame di coscienza e fare in modo che i progetti, per esempio, ci fossero. Noi abbiamo dei dati che nella ricostruzione stentano a esserci proprio le progettualità, le programmazioni e questo è un po' quello che critichiamo alla, giunta e a tutta la squadra di Cialente. Amministrazione. Secondo tempo, quindi occorre fare due gol per almeno ribaltare con un 2-1. Dove sono gli attaccanti? Dove si possono trovare gli attaccanti per fare questi gol? Guardi, gli attaccanti, mi piace il paragone calcistico, ma gli attaccanti sono sicuramente i cittadini che non hanno votato, perché le ricordo che la quantità di, diciamo, dell'affluenza che è stata registrata in questo turno elettorale è del 72%, mentre invece 5 anni fa era ben più alta, del 79%. Quindi, a nostro avviso, tutto quel malcontento che di solito una persona moderata, io mi annovero come tale, quando ha delle obiezioni da fare all'amministrazione attuale oppure ha delle proteste nei confronti della politica, la cosa che fa è non andare a votare. E questo, secondo me, è la cosa più sbagliata perché facendo in questo modo si dà spazio a chi magari la maggioranza non ce l'ha e magari continua a crederlo di averla. E Giorgio De Matteis può portare alle urne, non dico tutti, ma almeno una parte di quegli elettori che il primo turno non sono andati al voto? Guardi, da un punto di vista matematico, basterebbe il 5% del 28% che non è andato alle urne. Quindi riuscire a risalire un po' la china di quell'affluenza consentirebbe a Giorgio De Matteis, chiaramente avendo tutte le preferenze per Giorgio De Matteis, riuscire a battere Cialente. Voglio anche solo ricordare che nel 2007 Cialente aveva vinto con 25.000 voti circa. E oggi invece ne ha solo 17.000. Quindi forse qualche problemino ce l'ha proprio Cialente e non a caso ha cercato lui di apparentarsi con gli altri candidati sindaci. Mentre Giorgio De Matteis ha riunito i suoi in un bagno di folla che c'è stato ancora al teatro ridotto e in questo bagno di folla ha detto solo una cosa: vi ringrazio per aver dato una svolta a questa città. Continuiamo a credere che per una vittoria storica di fatto di Giorgio De Matteis è possibile, e lo slogan mi piace dirlo, il futuro possibile c'è e ancora c'è, perché se viene votato Giorgio De Matteis questa città pensiamo di farla ripartire, ripartire veramente, non a chiacchiere.
un giudizio su ciò che sta succedendo dall'altro lato con Cialente e le varie alleanze che si profilano, già l'ha dato, però Cialente aveva detto in più di un'occasione che non avrebbe mai optato per un apparentamento. Secondo voi questo è un segno di debolezza nei confronti di De Matteis? Sicuramente sì, e voglio anche far presente questa cosa. Quando Cialente criticava la quantità di 8 candidati, noi invece eravamo convinti che sia gli 8 candidati che i 784 candidati consiglieri erano l'espressione che la città voleva un po' ribellarsi a questa situazione e quasi quasi le persone volevano scendere in campo direttamente loro, proprio per cercare di affrontare un disagio che invece era palese. Quindi gli 8 candidati, a mio avviso, hanno dato anche un segnale Segnale. forte, e Cialente prima li ha criticati, prima ha, testimone il sottoscritto, anche nei vari incontri che ci sono stati, ha dichiarato che i loro programmi erano inutili. Oggi invece cerca l'apparentamento per cercare di avere una forza in più. Temo che lui abbia raschiato il suo barile, nel senso che la quantità dei voti messi in campo siano quelli che poi saranno anche al secondo turno. Grazie ad Alessio Anzuini.